Pumpkins, e benvenuti in questo nuovo video. Io non credevo che saremmo arrivati a questo giorno, dove finalmente posso dirvi che ho terminato la compagnia dell'anello. Wow! È da segnare sul calendario, perché io non pensavo, non credevo. La Chantal di 2, 3, 4 anni fa sarebbe molto fiera di me. Quindi abbiamo terminato il primo libro, io spero che voi ci siate riusciti onestamente. Io sono riuscita a terminare La Compagnia dell'Anello, ho letto un capitolo al giorno, forse qualche volta un po' barato, nel senso che ne ho letti due, perché mi stava piacendo veramente molto, soprattutto il finale, ho letto tutto insieme. E che dire, io non pensavo che mi piacesse così tanto, io ero sicurissima che mi avrebbe annoiata a morte, era un 50 in 50, poteva piacermi come poteva non piacermi. E alla fine mi è piaciuto da impazzire. Secondo me il leggere un capitolo al giorno ha aiutato, perché c'erano dei capitoli effettivamente un pochettino più lenti, ci sono tante descrizioni, quindi non è una lettura semplice per quanto mi riguarda. È una lettura a cui bisogna prestare attenzione. Se non piacciono i libri troppo descrittivi, secondo me indubbiamente non può piacere Tolkien, non può piacere La Compagnia dell'Anello. Questo però devo dirvi che non mi ha disturbato affatto. Ero veramente curiosa riguardo il mondo creato da Tolkien, ero curiosa sugli elfi, sugli hobbit, su tutto. Cioè, ho amato tutto. I personaggi mi sono piaciuti tantissimo. Frodo, vabbè, un po' così così come sempre in realtà, me l'aspettavo. Però i miei personaggi preferiti sono stati Sam. Sam è un hobbit meraviglioso, è di buon cuore ed è fedele in generale sia a Frodo, ma secondo me proprio all'intera compagnia, alla missione. Secondo personaggio preferito, Aragorn. Vabbè, è sempre stato il mio personaggio preferito anche nei film, all'epoca che li ho visti ma che non me li ricordo più. Però Aragorn è stato un personaggio sì forte, ma anche molto debole sotto certi aspetti. Un personaggio comunque da non sottovalutare. E poi vabbè, abbiamo Gandalf, grande amore, insieme a Pipino. Ragazzi, io mi sono rivista in Pipino, cioè so Pipino, io personalmente sono Pipino. E tra l'altro non mi aspettavo che alcune battute mi facessero ridere, erano veramente esilaranti, soprattutto tra Pipino e Gandalf, ragazzi, abbiamo volato altissimo. Quindi i personaggi mi sono piaciuti, la storia di base mi è piaciuta tanto, questo anello elfico creato a Mordor, che comunque corrompe gli animi. Le mie parti preferite sicuramente sono state quelle con gli elfi, ho sempre amato in generale la figura elfica, ma proprio le descrizioni, sia proprio delle creature in generale, ma le descrizioni dei luoghi, ragazzi, veramente belle. Cioè, le vedevo davanti ai miei occhi. Erano immagini chiare, nitide, che scintillavano. Stupendo. Per questo vi dico che è stata una lettura molto piacevole, per me scorrevolissima. E il capitolo di Errond, il consiglio di Errond che mi avevate messo tutti quanti l'ansia, è stato effettivamente lungo, 50 pagine, oh mio Dio. Però pure quello in realtà mi è piaciuto, cioè l'ho letto, facevo wow wow, un sacco di roba in più da sapere che sicuramente mi dimenticherò nel giro di 2 giorni, però è stato interessante scoprirlo. E un'altra cosa che mi è piaciuta da impazzire nella Compagnia dell'Anello, che però non a tutti secondo me può piacere, sono le canzoni. Ragazzi, le canzoni, bellissime, questi spaccati, questi spezzoni di pausa, diciamo, tra un momento e l'altro. Alla fine ho anche visto il film, tanto che stavo in fissa e nel mood, e credetemi che ci è voluta tanta forza di buona volontà, tanto autocontrollo per non iniziare Le Due Torri subito. Ma adesso che cosa succederà? Da inizio novembre leggeremo un capitolo al giorno delle Due Torri, e abbiamo, in realtà già vi ho detto quando dovrebbe finire, ma comunque avete tutto novembre, abbiamo tutto novembre per finire Le Due Torri. È più piccino, più piccolino. Lo stesso vale per in realtà il terzo, Il Ritorno del Re. È molto più piccolino, solo che cicciotto perché ci sono un sacco di note, però è molto piccolino. E onestamente, davvero, non vedo l'ora di scoprire che cosa succede a Frodo e a Sam. E poi, vabbè, a tutti gli altri praticamente, ad Aragorn, a Legolas. E poi voglio sapere anche di più su di loro, perché credo che comunque Le Due Torri si focalizzerà un po' più sugli altri. La Compagnia dell'Anello è stato il primo, quindi ci ha introdotto a questo mondo, ci ha introdotto alla compagnia, quindi ok, però voglio sapere di più sugli altri personaggi. Anche perché questa è stata effettivamente una cosa che secondo me è mancata nel libro, l'approfondimento dei vari personaggi secondari. E poi quanto ci sono rimasta male,
perché nel libro non c'è la scena. Avrai il mio scudo e la mia ascia. No, lo scudo forse no. La mia ascia, il mio arco. Quella parte non c'è stata, è stato molto triste. Però va bene, quindi leggeremo Le due torri e ci vedremo il 1° dicembre con il recap. Speriamo di riuscire a finirlo. Ma ci riusciamo, ne sono certa, perché se avete finito La compagnia dell'anello potete finire anche Le due torri. Come sempre vi terrò aggiornati su Instagram con l'hashtag GDLFairyTolkien. E commentate qui sotto, fatemi sapere se siete riusciti a leggere La compagnia dell'anello. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao pumpkins!